Benvenuti alla manifestazione Nino Martoglio, fondatore del Teatro Siciliano. Manifestazione con la quale la Brigata d'Arte di Belpasso conclude le celebrazioni in onore di Nino Martoglio. Celebrazioni iniziate durante la stagione teatrale 2019-2020 in occasione del 150° anniversario della nascita e che si concludono quest'anno, nel 2021, in occasione del centenario della morte. La manifestazione, a causa del perdurare delle restrizioni, viene trasmessa sui canali social della Brigata d'Arte e sull'emittente TV Sesta Rete e si avvale del patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana e del contributo di esponenti del mondo della cultura, del teatro e del cinema, non soltanto belpassesi ma di tutta la provincia etnea. Prima di iniziare, il saluto del presidente della Brigata d'Arte, Ottavio Sangani. Buonasera. Con la manifestazione Nino Martoglio, fondatore del Teatro Siciliano, a 150 anni dalla nascita ed a 100 anni dalla morte, organizzata dalla Brigata d'Arte Sicilia Teatro, con il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla quale va il nostro sentito ringraziamento, di fatto si concludono le celebrazioni commemorative in onore di Nino Martoglio, da oltre 70 anni, anima ispiratrice della Brigata d'Arte, per volere del suo fondatore, Antonino Russo Giusti, e le cui opere teatrali sono state una presenza costante e fondamentale nella lunga attività di promozione e divulgazione del teatro siciliano della Brigata d'Arte. Tante le rappresentazioni messe in scena in queste ultime stagioni teatrali, con le quali la Brigata d'Arte ha voluto onorare il proprio concittadino. Dal San Giovanni decollato con Mico Magistro e Giovanna Criscuolo per la regia di Mario Sangani, al Carosello Siciliano ispirato alla Centona con la regia di Antonello Capodici ed ancora con l'Aria del Continente con Pippo Pattavina. Ed infine un altro grande successo e capolavoro della drammaturgia martogliana, Vocula Ansicula, L'Altalena, con Mico Magistro, Carmela Buffacalleo e Bruno Torisi per la regia di Massimo Leggio. Avremmo voluto concludere queste celebrazioni commemorative con uno spettacolo al quale la Brigata d'Arte è particolarmente legata. Vino, amore e pizzicori, il musical Vino, amore e pizzicori, tratto dalla commedia Annata ricca di Nino Martoglio. Ma le difficoltà del particolare momento storico che stiamo ancora vivendo ci hanno imposto e ci hanno impedito una immediata riedizione che contiamo però di poter riprendere nella prossima stagione teatrale, Covid permettendo. Nel ringraziare ancora una volta la Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Belpasso e quanti stasera porteranno il loro prezioso contributo artistico e culturale per onorare degnamente la memoria del nostro illustre concittadino. Diamo appuntamento ai nostri abbonati, al nostro pubblico, per i prossimi appuntamenti di stagione. Che saranno? L'opera lirica al Teatro Massimo Bellini di Catania, la commedia musicale Pipino il Breve con un intramontabile Tuccio Musumeci, ed ancora ci auguriamo, infine, a fine stagione, nel restaurato Teatro Martoglio di Belpasso, dove la Brigata d'Arte ha operato da oltre 37 anni, concluderemo, ripeto, questa stagione con un altro capolavoro di Luigi Pirandello, Il Liolà, con gli attori della Brigata d'Arte per la regia di Mario Sangani. A tutti voi un grazie di cuore per la vostra partecipazione, un grazie al nostro pubblico che è e rimane la vera linfa vitale della Brigata d'Arte. Con un augurio, l'augurio più sincero per un sereno Natale ed un nuovo anno che possa essere foriero di pace, salute e prosperità per tutti. Grazie, buon Natale.
Dopo il saluto del presidente Ottavio Sangani, entriamo nel vivo della manifestazione. Trasferiamoci nella sala del piccolo teatro La Fenice di Belpasso, dove le scene di Annata Ricca, realizzate da Martina Ciresi e Stefano Privitera, gli scenografi della Brigata d'Arte, hanno fatto da sfondo agli interventi del professore Filippo Ravisarda, docente di Lingue e Letterature Straniere, del professor Vito Sapienza, direttore responsabile della RMB, e di Mario Sangani, direttore artistico della Brigata d'Arte. Allora, intanto desidero ringraziare la Brigata d'Arte nella persona del suo presidente Ottavio Sangani per il gentile invito a trattare questo argomento che riguarda Martoglio e il teatro siciliano. Nino Martoglio morì in modo tragico e per un amaro e beffardo scherzo del destino il 15 settembre 1921. Pochi giorni dopo, in un giornale romano, Il Messaggero della Domenica, Luigi Pirandello, che era un suo fraterno amico, pubblica un necrologio commosso in cui, tra le altre cose, scrive, e cito testualmente: «Non fu poeta lirico soltanto, fu anche, come si sa, commediografo acclamato, in lingua e in dialetto. Quello che non si sa fu quanto gli costò di amarezze, di cure, di fatiche, di spese il teatro siciliano, che vive massimamente per lui e di lui, e di cui egli fu il vero fondatore». Questa dichiarazione del grande drammaturgo agrigentino ci dice alcune cose fondamentali e indiscutibili e contiene in nuce il contenuto del mio intervento. Come premessa vorrei precisare che, esaminando tutta l'opera di Martoglio, poeta, giornalista, oltre che commediografo, mi sento di affermare che egli pensa e crea in modo da uomo di teatro, perché anche molte delle sue composizioni non teatrali, quindi molti versi della sua Centona e molti quadretti apparsi nel D'Artagnan, giornale che egli fondò e diresse per 15 anni, ecco, tutte queste hanno una veste e una tessitura teatrale, sono dei dialoghi tra Civitoti espressi in una colti dal vivo e resi nel dialetto catanese sapido e icastico, in parte inventato anche dallo stesso, creato dallo stesso Martoglio. Ma in che senso egli fu il vero fondatore del teatro siciliano, come afferma Pirandello? Io direi per tre motivi. Il primo riguarda l'organizzazione, il secondo la scoperta e la valorizzazione di un gruppo importante di attori e di interpreti, il terzo la creazione di un vasto repertorio di opere sue e di altri autori. Per quanto riguarda il primo punto, Martoglio si accostò al teatro in modo saltuario fin dal 1893, facendo delle esperienze sia d'attore che d'autore, ma la sua attività vera cominciò nel 1903 con la fondazione della Compagnia Drammatica Dialettale Siciliana, che durò fino al 1910 con alterne vicende, cioè fu ricreata più volte. Nel 1910 una seconda esperienza è quella del teatro minimo o a sezioni, cioè in cui il pubblico entrava in continuazione, andava, usciva, e quindi c'era un'alternanza continua e venivano messi in scena degli atti unici, delle brevi rappresentazioni. L'ultima e la più ambiziosa è quella del 1918, che fu fondata a Roma, si chiamò Compagnia Drammatica del Teatro Mediterraneo, con la collaborazione di Luigi Pirandello, Rosso di San Secondo e anche di Anton Giunio Bragaglia. In tutte queste compagnie teatrali, che ebbero vita più o meno lunga e vicende alterne, egli ricopriva i ruoli di capocomico, di regista, di autore e anche di finanziatore, quindi un uomo di teatro a tutto tondo, a 360 gradi. Specialmente l'ultima esperienza, quella del 19, era nata con prospettive e programmi ambiziosi, quali, per citarne uno solo, quello di valorizzare la cultura dell'intera area mediterranea, ma durò poco. Di queste compagnie fecero parte stabile molti attori e attrici scoperti e valorizzati da Martoglio, tra i quali soprattutto citiamo Giovanni Grasso e Angelo Musco, e ci aggiungiamo anche Rosina Anselmi, che poi hanno fatto la storia e la gloria del teatro siciliano e catanese. Infine il terzo, il repertorio. Nella sua lunga militanza di organizzatore e animatore, Martoglio mise in scena opere di tutta la tradizione teatrale
sia classica che moderna, straniera e italiana, e attinse alla produzione verista di Verga, Capuana, di Roberto Bracco, di Giacomo, eccetera, eccetera, ma anche di D'Annunzio, di Rosso de San Secondo e anche di molti autori stranieri. Soprattutto però, per realizzare il suo sogno di un teatro che fosse lo specchio della società e della realtà siciliana e catanese in particolare, che egli viveva quotidianamente in tutte le sue sfaccettature, scrisse una quantità di opere, una ventina, mi sembra, 19-20 opere, in dialetto, che portano tutta l'impronta del suo genio, e tra cui spiccano alcune opere, non so se definirle capolavori, come San Giovanni Decollato, L'aria del continente, Annata ricca e Massaro contento, che sono legate molto alla storia della Brigata d'Arte. Non ultimo suo merito fu quello di stimolare altri autori a scrivere per il teatro, primo fra tutti Luigi Pirandello, con il quale scrisse a quattro mani due opere dialettali, Ave Lanza e Cappellazzo paga tutto, e di aver creato una tradizione, un repertorio ai quali hanno contribuito molti commediografi minori e qualche epigono, tra cui spicca soprattutto, almeno per la storia della Brigata, Antonino Russo Giusti. Salve a tutti. Sono diversi i motivi che mi hanno spinto ad accettare l'invito del presidente Ottavio Sangani a dare il mio contributo alle iniziative programmate dalla Brigata d'Arte in occasione del 150° anniversario della nascita di Martoglio, avvenuta il 3 dicembre del 1870, e in occasione del 100° anniversario della morte, avvenuta il 15 di settembre del 1921. Non l'ho fatto né per orgoglio campanilistico legato al luogo di nascita di Martoglio. Vero che nacque a Belpasso, dove la mamma si trovava a svolgere l'incarico di insegnante di scuola elementare, ma è anche vero che si tratta di un evento del tutto occasionale e fortuito. Ed è forse per questo che Martoglio non si considerò mai un belpassese vero. E non l'ho fatto neanche per adesione al senso celebrativo dei belpassesi, che a Martoglio hanno intitolato una scuola, un giardino pubblico, un teatro comunale e un premio letterario. L'ho fatto innanzitutto per il legame molto stretto che intercorre tra Martoglio e la Brigata d'Arte. Brigata d'Arte che è una delle più antiche compagnie teatrali della Sicilia, quindi che è un'istituzione assolutamente storica. Ha più di 70 anni di vita e venne fondata da Antonino Russo Giusti. Si era nel 1943, gli alleati entravano in città. La sua casa di via Antonino di San Giuliano era rimasta danneggiata gravemente dai bombardamenti, e allora lui lasciò la città e ritornò a Belpasso, sua città d'origine, dove trovò il terreno fertile per poter continuare quell'attività che aveva portato avanti con successo per diversi anni all'interno del circolo artistico di Catania. Nacque così una nuova compagine che chiamò Brigata d'Arte Nino Martoglio. Come mai la chiamò così? La chiamò così in segno di continuità con l'esperienza precedente svolta a Catania e come segno di omaggio verso Martoglio, che a suo dire aveva rivoltato l'Italia, a differenza di lui che si era limitato a zappettare il proprio orticello. Ma l'ho fatto anche come segno di omaggio alla poliedricità e alla versatilità di questo personaggio. Sappiamo tutti che Martoglio fu poeta, fu commediografo, fu giornalista, fu regista cinematografico, fu polemista, fu animatore culturale, insomma fu un intellettuale a tutto tondo. Un vero uomo del suo tempo. Segno di omaggio a questo personaggio del quale mi ha sempre affascinato lo spirito indomito
e battagliero, di colui il quale, da attento osservatore della società, non ha alcun timore a denunciarne limiti e contraddizioni. Come accade in alcune sue commedie, ne citerò soltanto alcune, come San Giovanni Decollato, dove egli, rappresentando il momento in cui la realtà degli uomini, Masso Agostino Miciacio in testa, e dei deboli assume carattere di dignità, mette in ridicolo pregiudizi e superstizioni. Oppure L'aria del continente, dove attraverso la rappresentazione della vicenda di un borghesuccio isolano di ritorno dalla capitale dove ha soggiornato per un po' di tempo, punta il dito decisamente contro lo snobismo di chi fa presto a dimenticare le proprie origini disprezzando usanze e abitudini. Come Scuro, dove siamo in piena Prima Guerra Mondiale, è un'opera del 1917, dove attraverso la vicenda di un reduce non ha timore a rappresentare gli orrori della guerra, esprimendo così il proprio dissenso. Ma di Martoglio, per la maggior parte noto per la sua produzione teatrale, non è da trascurare la produzione poetica, della quale, a conclusione di questo mio intervento, ho scelto di leggere dei versi in cui si conferma osservatore attento della realtà e partecipe dei problemi della società. Il brano che ho scelto è tratto da Centona e si intitola Li Salarede. È una parola strana, lo riconosco. Chi sono i Salarede? I Salarede sono dei bambini che all'epoca venivano impiegati per vendere il sale porta a porta. Martoglio qui non solo ne descrive la condizione, ma esprime nello stesso tempo la sua partecipazione e la sua opinione al riguardo. Oggi di Salaredda, nel senso di bambini che vengono impiegati per la vendita del sale porta a porta, non ce ne sono più. Ma lo sfruttamento dei bambini continua. Infatti i fanciulli vengono utilizzati in altro, in attività che per qualcuno sono sicuramente ben più redditizie che non quella del sale. E allora ecco che Martoglio, oltre a ribadire la varietà dei suoi interessi, si conferma più che mai attuale. Di otti novi o novi annuzzi dai dati, come mule di zeni ambunuti, le magi di Ettone Alestrati avvinne più nudi che vestuti. Hanno le spalle tutte scaudate per lo sudore e lo sale giunciuti, e sotto la calura della state magari fanno piangere le cuti. Con la vicina tremula e sottile vanno gridando acqua a cattare sale, spunendosi e imponendo lo zimmile. E le incontrate queste scale scale, che ve ne danno un sordo 5 chili, manco se fosse fammo di battaglia. Quando è la sera, a 20, strapazzati, con le panzugge secche, addebolute, con le peduzze unghie, azzaccagnate, trovano un piatto di fave sconnuti. E crescono così, sempre affamati, giallini, secchi, lordi, impadroniti, pigliati della giallina, malati, la meglio parte ciunghi e gemmeruti. Con sono esterefate cose e vile, vanno a finire tutto all'ospedale, quando non vanno più alle sue canili. Ma che ne fare? All'epoca attuale, la società, che è propria dei civili, si sbrazza per proteggere l'armale.
concludo qui il mio intervento e ringrazio per l'attenzione. Parlare di Martoglio e del suo teatro correlati alla vita e all'attività della Brigata d'Arte è come dare la stura ad un'interminabile scia di eventi teatrali e culturali legati al nome e all'opera di questo autore, che hanno contrassegnato i lunghi anni di attività della compagnia dalla nascita ad oggi. Fare semplicemente cenno dei lavori rappresentati, raccontare dei successi conseguiti nel nome di Martoglio, richiederebbe molto più tempo di quanto non me ne sia stato riservato per questo breve intervento. E poi non è ancora tempo di ricordare, di crogiolarsi negli allori del passato. Preoccupiamoci invece del presente e del futuro, in cui si renderà certamente necessario mettere a confronto Martoglio e il suo teatro con comunque tutto il teatro dialettale con le più moderne prospettive teatrali, non fosse che per accertarne la possibile continuità. Preoccupano, purtroppo bisogna dirlo, le tendenze di gusto delle nuove generazioni che vanno in altra direzione in realtà e verso l'abbandono anche del dialetto. Vorrei richiamare un articolo a proposito di decine di anni fa di uno dei più rinomati giornalisti catanesi, corrispondente del quotidiano La Sicilia e poi passato alla RAI, cito il nome, Piero Isgro, il quale simulava una intervista proprio a Nino Martoglio chiedendogli di cosa ne pensasse del teatro dialettale siciliano e dava per bocca di Martoglio questa risposta: il teatro dialettale siciliano sta morendo perché sta morendo il dialetto. E aggiungeva: il fenomeno di acculturazione generale non riguarda solo la Sicilia. La televisione, questo moderno strumento di morte della cultura e della fantasia, ha corrotto i dialetti e imposto una lingua mostruosa, un ibrido dalle 100 teste, un turpe connubio di frasi fatte e di neologismi italo-dialettali che non hanno né la forza né la bellezza delle antiche e popolaresche battute di un tempo. Beh, tutto vero, purtroppo. Le cose cambiano, si capisce, non solo il dialetto, cambia la società, la cultura, cambia il costume. I quartieri popolari catanesi, tanto decantati da Martoglio, appaiono trasformati, si inseguono ormai i miti del consumismo, il proletariato si adegua ai miti della borghesia. Beh, e allora che facciamo? Buttiamo tutto? Buttiamo tutta la cultura popolare? Rottamiamo il dialetto, rottamiamo il teatro di tradizione? Non sia mai, perché il pubblico, quello che riempie le platee pagando il biglietto, ama ancora quel teatro. Anzi, lo preferisce, direi, a certe forme succedanee di spettacolo a noi estranee o poco convincenti. Il pubblico, anche il più sprovveduto, non accetta le banalità, questo sì, non accetta le cose pasticciate e oggi di pasticci se ne vedono a teatro. Martoglio non è affatto banale, propone i valori del passato che faremmo bene a recuperare. Il teatro siciliano non muore dunque, almeno fino a quando il pubblico mostra di gradirlo. E rimane prioritario nelle scelte della Brigata d'Arte. Occorre semmai rivitalizzarlo. Come? Attraverso una corta rilettura dei testi, ridando brillantezza ai dialoghi, ritmo alle rappresentazioni, ma attenzione, rileggere un testo, sia di Martoglio o di qualsiasi altro autore, non significa stravolgerlo, farne un'altra cosa, diventerebbe abuso. Occorre rispettare l'autore e l'opera, conservarne lo spirito e le peculiarità, ecco, a cominciare dalla sua collocazione storica, la lingua, la recitazione al naturale, valorizzandone tutti gli elementi esterni, scenografia, costumi, effetti speciali, canto, musica, danza. E poi, cosa importante, non tentare di modernizzare queste opere a tutti i costi, magari introducendovi banalmente, direi, elementi che ne infrangono la struttura armoniosa.
è tutto poi in nome della modernità. Beh, la modernità, lasciamola cogliere allo spettatore tra i contenuti della stessa opera. Bene, vi saranno proiettati, credo, alcuni spezzoni di opere martogliane da noi realizzate in passato, guardando i quali potrebbero assumere significato queste povere, modeste considerazioni che abbiamo fatto. Un'operazione ci sta molto al cuore, che è il rifacimento della commedia Annata ricca, Massaro contento, riadattata in chiave di musical, a conferma o riconferma che è possibile tradurre una commedia tradizionale in un genere squisitamente moderno senza snaturarla e senza tradirne lo spirito. Grazie. Ci spostiamo adesso al Caffè Flora di Cirreale, dove abbiamo incontrato l'ideatore e l'organizzatore di una delle più importanti manifestazioni cinematografiche dell'isola, Mario Patanè, il direttore di Cine Nostrum, che ci ha parlato di Nino Martoglio e del suo rapporto con il cinema. Insieme al presidente della Proloco di Belpasso, invece, Tony Carciotto, abbiamo parlato delle iniziative turistiche e culturali che sono state organizzate per ricordare Nino Martoglio. Buonasera. Ci troviamo al Flora Café di Cireale con gli amici della Brigata d'Arte di Belpasso per parlare del proficuo rapporto che legò Nino Martoglio al cinema. Le prime notizie di questo rapporto meraviglioso che ebbe lo scrittore belpassese con Angelo Musco risale al 1909. Come raccontò in un convegno qualche anno fa, molti anni fa, il regista Ugo Saitta, amico di Angelo Musco, e racconta era prevista un film dal titolo Il Divo da girare a Catania. C'era una scena nella quale si vedeva Angelo Musco litigare con un ambulante e a un certo punto, talmente preso dalla foga della recita, Angelo Musco aggredì il venditore ambulante e successe danni enormi, talmente grandi da bloccare la produzione, che dovette pagare spese per i danni arrecati dal Musco nella famosa Fiera Olune, piazza Carlalberto di Catania. E siamo al 1909, solo 3 anni dopo a Roma. Nino Martoglio vide rappresentato il Divo ed era esattamente, vi dico subito, era il 3 aprile del 1912, quindi quasi 3 anni dopo. Andiamo al primo vero film di Nino Martoglio e siamo nel 1913. Lui dirige per la Cines il film Il Romanzo, tratto da un suo soggetto, e scrive 3 soggetti dai quali doveva trarre i film, e sono Il Salto del Lupo dal suo dramma omonimo, Il Gomitolo Nero e Il Tesoro di Fonte Asciutta. Di questi film, come vedremo anche di San Giovanni Decollato, che subito dopo si è persa traccia. Alla fine di quest'anno viene nominato, siamo nel 1913, direttore artistico della Morgana Film Edizioni d'Arte di Roma, e con Roberto Danesi dirige Capitan Blanco, tratto dal dramma di Martoglio Il Palio, girato ad Acitrezza, Acicastello e anche in Libia. Poi dirige anche Teresa Rachin, dall'omonimo romanzo di Émile Zola. I film Perduto nel buio, che è il film più famoso di cui si parla ancora, e Capitan Blanco furono diretti da Nino Martoglio e da Roberto Danesi. Andiamo a Sperduti nel buio. Un grande critico cinematografico acese, Umberto Barbaro, che insegnava al Centro Sperimentale di Roma, avendo come allievi nomi illustri del nostro cinema dopo, vi faccio alcuni nomi: Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis, Carlo Lizzani, e tutti raccontavano Piero Ingrao, che da giovane studiò cinema,
tutti raccontavano del fascino che emanava Umberto Barbaro, soprattutto quando parlava di sperduti nel buio che loro stavano vedendo con loro. Alla fine della guerra i tedeschi saccheggiarono la Cineteca e portarono via parecchi film, purtroppo anche sperduti nel buio. E allora si interessò per il recupero Umberto Barbaro, ma non ci riuscì. Di questo film è rimasta la sceneggiatura e alcuni fotogrammi dei quali la Cineteca Nazionale ha realizzato un volume. Andiamo ancora avanti. Nel 1917, nell'aprile, Martoglio scrive a Musco dicendo di essere in contatto con Telemaco Ruggeri della Cinema Drama di Milano, di proprietà del conte Panzuti, per realizzare un film tratto da San Giovanni Decollato. Il 26 aprile di quell'anno l'amministratore di Musco, ripeto, si trovava a Ferrara, scrive a Martoglio. Vi leggo solo due brani della lettera. Parlando ora di cinematografia, vostro compare mi incarica di dirvi espressamente e chiaramente che ha perduto la volontà di farla e vi prega di sospendere ogni pratica. Ha risoluto di fare la cinematografia quando sarà vecchio e per conto proprio. Alla fine i due amici, Martoglio e Musco, chiariscono i rapporti col Panzuti e stabiliscono di realizzare quattro film tratte dalle opere più famose interpretate a teatro da Angelo Musco. E c'era un compenso per ogni film di 15.000 lire. Purtroppo San Giovanni è Decollato, film che come gli altri del muto sono andati persi, fu un fiasco, soprattutto a Roma. In Sicilia, Catania, Palermo, fino agli anni 20 girava. E allora il Panzuti, no, ci annulliamo tutto. Martoglio e Musco fecero denuncia, fecero un'avvertenza contro il Panzuti e siamo nel 18, l'anno dopo. La Corte diede ragione a Panzuti dicendo: Musco, grande attore sul palcoscenico, questo è integrale dalla sentenza, non sia grande anche nel film, lo si potrebbe supporre dal fatto che pur essendo decorsi 10 anni, siamo nel 28, egli non si è più prodotto in simil genere d'arte, tanto redditizio, perché il cinema allora guadagnava bene, tranne San Giovanni Decollato, che fu decretò la chiusura dei rapporti. Poi abbiamo avuto altre trasposizioni dei film tratti da Martoglio. Non voglio citare solo quelli che ci furono dopo la morte, negli anni 30 e 40, dopo la morte di Martoglio. Allora, nel 35, L'aria del continente, di Gennaro Righelli. Il marchese di Rubolito, nel 39, di Raffaello Matarazzo. Nel 40, a Mileto Palermo, dirige San Giovanni Decollato con Totò, il quale ebbe a dire, avendo visto il film di, allora non so quando lo vide, di Angelo Musco, non voleva evitare che ci fossero, che lui sminuisse di fronte al grande Musco. Dopo ci fu Troppo tardi, T'ho conosciuta di Emanuele Caracciolo, e sempre più difficile nel 43 di Renato Giolillo e Pietro Ballerini. Siamo alla fine di questa nostra chiacchierata su Nino Martoglio e il cinema. Io darvi appuntamento a bel passo nella vostra Brigata d'Arte. Ringrazio gli amici di Flora Caffè e ci vediamo presto per parlare ancora con voi di Nino Martoglio e il cinema. Grazie e buonasera. Siamo qui perché proprio nel centenario della morte di Martoglio abbiamo deciso qui di realizzare una piccola mostra che possa raccontare un po' Martoglio. Questa mostra è, diciamo, una breve sintesi della presenza di Martoglio qui a Belpasso. Tempo addietro, proprio in occasione del centenario, il 15 di settembre, a Belpasso
al Circolo Operai, abbiamo realizzato questa mostra un po' più cospicua. La stessa poi è stata poi spostata a Catania, alla GAM, alla Galleria d'Arte Moderna, dove sono state inserite molti più pezzi, materiale inedito, fotografico e molto d'archivio. Importante è stato l'apporto del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, alcuni pezzi originali custoditi dalla famiglia Zuco Martoglio, discendenti di Giovanni. Poi abbiamo alcuni pezzi sempre dati in prestito dalla famiglia Concutelli di Firenze, sempre della famiglia Martoglio, per poi passare anche a qualche pezzo un po' più diciamo un po' più conosciuto d'archivio di un archivio personale di alcuni collezionisti che hanno dato il loro contributo in maniera gratuita proprio per ricordare questa figura. Nel ringraziare la Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Belpasso e tutti gli ospiti intervenuti che con il loro contributo hanno voluto onorare la memoria di Nino Martoglio, a conclusione di questa manifestazione ci trasferiamo nuovamente. Andiamo al Teatro Nino Martoglio di Belpasso, attualmente inagibile, per riassistere ad alcuni spezzoni di una delle primissime edizioni di Vino, Amori e Pizzicori, musical prodotto dalla Brigata d'Arte ed ispirato alla commedia Nata Ricca di Nino Martoglio. Buona visione! Yeah.
Yeah.
Si leva mano! Ma già si non ci leva che! Perciò se leva mano! Se leva mano! Danno suri, suri cani incanti e canapari, di quando giorno al sino, quando scura, suri cani incanti e canapari. Why not?